Ciao a tutti, martedì 14 maggio si è tenuto un ufficio di presidenza molto importante nel quale tra i punti salienti di cui abbiamo discusso c'era la questione del fondo di solidarietà da istituire nel bilancio della Camera perché i parlamentari del Movimento 5 Stelle, ma pure tutti gli altri deputati, potessero depositare su base volontaria le eccedenze dei propri stipendi. Noi, come sapete, oltre ad aver restituito 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, abbiamo anche restituito metà dell'indennità che ammonta a 5.000 euro lordi, 5.000 li teniamo, 5.000 euro lordi li restituiamo. Restituiamo tutte le diarie che non rendicontiamo e inoltre tutte le indennità di carica. Io personalmente rinuncio a circa 4.000 euro al mese di indennità come vicepresidente della Camera, poi ci sono i vicepresidenti delle commissioni, i presidenti di commissione e così via. Quando si è affrontato questo tema abbiamo sentito la relazione istruttoria, dei questori, i quali, con una relazione che a mio parere era molto più politica che tecnica, ci hanno, cortesemente consigliato di non far aprire questa voce di bilancio nella Camera, dove appunto tutti i parlamentari potevano, depositare, le eccedenze dei propri stipendi, fare donazioni e così via, ma piuttosto aprire un conto in banca e versare i soldi lì dentro. Ci sono due questioni importanti. Una, noi abbiamo chiesto l'apertura del conto, della voce di bilancio, del bilancio della Camera dei Deputati, perché noi doniamo di stipendi circa 5 milioni di euro all'anno, solo come Movimento 5 Stelle, e questi soldi li deve gestire un ente pubblico, perché i cittadini devono poter monitorare attraverso i bilanci pubblici, quanti soldi ci sono su quel conto e per che cosa vogliono essere utilizzati. Secondo, c'è stata addotta la scusa che neanche all'ARS, cioè l'Assemblea regionale siciliana, in cui i nostri parlamentari del Movimento 5 Stelle fanno quello che avevamo chiesto qua, che neanche all'ARS si facesse così. In realtà non è vero, perché io ieri ho incontrato Giorgio Ciaccio, che è uno dei parlamentari del Movimento 5 Stelle in Sicilia, che mi ha spiegato che loro prendono la metà della loro indennità, fanno un bonifico dal loro conto corrente al conto corrente dell'Assemblea regionale siciliana e poi, grazie all'ultima legge finanziaria, hanno istituito un conto per il microcredito alla piccola e media impresa nel bilancio della regione siciliana e lì poi trasferiranno i soldi che si trovano sul conto dell'ARS. Noi questo volevamo fare in questo momento e sembra, l'ho ripetuto più volte, veramente singolare che tutto l'ufficio di presidenza alla fine si sia espresso nella direzione di non far aprire questo fondo e tra l'altro perdendo un'occasione, perché noi avevamo detto costituiamo questo fondo e poi tutti insieme, come ufficio di presidenza, quindi con tutti i partiti, decidiamo come utilizzarli. Potevano essere per la piccola e media impresa, ma anche per solidarietà verso alcune onlus e così via. Sarebbe stata una scelta partecipata di tutti i partiti e in questo conto lo potevano implementare tutti i partiti. Adesso non ci fermiamo, chiederemo che venga aperta una voce nel bilancio dello Stato, nello specifico nel Ministero dell'Economia e Finanze, con un conto a questo punto sulla piccola e media impresa, perché abbiamo realizzato che ai partiti non interessa, aprire questo fondo. Tra l'altro, mentre noi doniamo ad un fondo che serve per i cittadini, molto spesso i deputati e senatori degli altri partiti donano al proprio partito. A noi non interessa donare soldi al Movimento 5 Stelle e tantomeno ci interessa prendere i rimborsi elettorali. Tutto quello che facciamo, i gazebo, i banchetti, i volantini, i giornali, i siti internet, sono tutti autofinanziati e questa è la nostra vera forza su questa questione. C'è un'altra questione importante che abbiamo affrontato in ufficio di presidenza martedì, che è quella sull'esame di una richiesta che veniva da un deputato del PD che si chiama Scalfarotto, che voleva estendere l'assistenza sanitaria integrativa, che è quella a cui hanno diritto tutti i deputati e anche i senatori, ad un convivente dello stesso sesso. Ora, noi su questa votazione, alla quale il PDL, il PD, SEL, tutti gli altri partiti si sono espressi in maniera favorevole, ci siamo astenuti. Perché? Perché quei partiti, Scelta Civica, l'ex UDC, quindi, che per anni hanno fatto ostruzionismo sulle coppie di fatto in Italia, quei partiti che hanno riempito le piazze in nome della famiglia, che non bisognava creare, dico, patti di convivenza e nient'altro, alla fine a colpi di maggioranza si votano i loro privilegi qua dentro.
Ed è questo quello che non suonava per noi. Strideva molto una decisione che accentuava la differenza tra quello che succede qui dentro nella Camera dei Deputati e quello che succede lì fuori, cioè tra i cittadini, dove per 20 anni non c'è stata la possibilità di fare uno straccio di legge sulle coppie di fatto. Io ricordo che le coppie di fatto non significano solo coppie dello stesso sesso, significano anche conviventi che non si sono mai sposati, né giuridicamente e né in chiesa, e che convivono da una vita e alla fine della loro vita insieme non possono neanche condividere i beni che per una vita hanno accumulato insieme, le ricchezze, tra virgolette, che hanno accumulato insieme. Quindi era una battaglia di civiltà e noi crediamo che vada fatta prima di tutto fuori e non dentro, aprendo un dibattito tra i cittadini, magari attraverso un referendum, ma non è che quei partiti che riempiono le piazze per la famiglia contro le coppie di fatto, poi qui dentro si votano i loro privilegi. Tra le altre questioni c'era la questione, l'ultima, più evidente, che era quella dell'occupazione dell'aula del 9 aprile. Se vi ricordate, quando noi chiedevamo che partissero le commissioni, che poi sono partite martedì scorso, inscenammo una occupazione dell'aula nella quale leggevamo la Costituzione, se ricordate, e in quell'occasione in qualche modo noi abbiamo infranto le regole della Camera, che poi i questori hanno preso in considerazione e hanno portato in ufficio di presidenza per sanzionare il gruppo del Movimento 5 Stelle. Alla fine tutta la questione si è risolta con una lettera di ammonizione al gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Io vi invito su internet ad andare a trovare i precedenti di occupazioni dell'aula e troverete un articolo, se non mi sbaglio, su un quotidiano anche vicino al PD, di un deputato del PD che parla e elogia l'occupazione dell'aula fatta dall'Ulivo anni fa contro una delle leggi porcate del governo Berlusconi. E lì vi renderete conto anche dell'ipocrisia di questa classe politica che ci ha condannati quando pacificamente restammo seduti composti tra i banchi nell'aula e dicendo che eravamo contro la Costituzione, eravamo illegali, e poi allo stesso tempo nel loro passato, e la rete questo non lo dimentica, vantavano proprio queste occupazioni dell'aula contro le leggi porcate e così via. Ad ogni modo, il nostro intervento su questa questione è stato semplicemente: noi ci assumiamo le nostre responsabilità, decidete voi, noi essendo del Movimento 5 Stelle parte in causa, ci asterremo su qualsiasi votazione si farà in ufficio di presidenza, e con questo abbiamo dimostrato che non avevamo nessuna intenzione di difendere con le parole quello che avevamo fatto, perché noi ci credevamo fermamente e non c'era bisogno in questo di scatenare un dibattito in ufficio di presidenza. È tutto sull'ufficio di presidenza che abbiamo fatto. Nei prossimi si discuterà anche della questione concernente il trattamento economico dei deputati. Vi ricordo che la nostra proposta è molto semplice: adeguare lo stipendio dei parlamentari italiani al reddito medio dei cittadini italiani. Che significa? Che se andiamo a comparare adesso gli stipendi di un parlamentare tedesco con quello italiano, scopriamo che sono uguali. Però il reddito medio di un cittadino tedesco è quasi il doppio del reddito medio di un cittadino italiano. Quindi, fatto 100, lo stipendio del parlamentare italiano lo dividi per 2 e scopriamo, del parlamentare tedesco si divide per 2 e scopriamo che come dire, la retribuzione giusta per un parlamentare italiano è proprio quella che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo nel nostro codice di comportamento, ovvero 2.500-2.600 euro al mese. Ciao a tutti!